Don Vincenzo Gallo ha fatto il suo ingresso ufficiale nella parrocchia di San Marco a Teggiano. La celebrazione si è tenuta nella serata di ieri ed è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, che ha insediato il nuovo parroco e ha salutato insieme alla comunità teggianese e alle diverse comunità presenti Don Cono di Gruccio. Ai nostri microfoni Don Vincenzo Gallo al termine della cerimonia. Ebbene sì, questo evento che abbiamo realizzato questa sera con col vescovo nel salutare Don Cono nel mio insediamento andava fatto un po' di tempo fa, in realtà, insomma, abbiamo atteso un po' 5 mesi, ma la motivazione grande è stata quella di viverlo nel pieno rispetto del caro Don Cono, perché aveva chiesto un poco di tempo in più per sistemare un po' le sue cose, salutare meglio la comunità, concludere il suo 48esimo anno nella comunità. Diventare nuovo parroco di una comunità è sempre un grande affidarsi al Signore e a voler realizzare quello che Lui ci viene a chiedere. Quando il vescovo mi chiese, insomma, ecco, la disponibilità a lasciare la comunità di San Pietro qui, insomma, davvero 11 anni ben vissuti, con tanta grazia davvero che il Signore ha operato, l'ho vista subito come un'opportunità di crescita sia per me sia per la comunità che lasciavo, perché è necessario, credo, un rimpasto, perché insomma si riprendono le attività con un entusiasmo nuovo quando arriva qualcuno nuovo. Questo entusiasmo lo percepivo nella comunità che lascio e lo desidero per la comunità che ritrovo, forte di una consapevolezza: quant'è che la Chiesa cresce, quant'è che una parrocchia cresce? E la risposta l'ho ritrovata negli Atti degli Apostoli, perché talvolta pensiamo che una comunità sia vera, viva, quando organizza 50.000 attività. Non è così, lo fanno anche tante altre associazioni e forse lo fanno anche meglio, avendone strumenti e mezzi. E negli Atti degli Apostoli invece si sottolinea più volte che la comunità cresce quando cresce la parola. E allora, quando il nostro rapporto con la Scrittura, con Gesù, che è il Verbo fatto carne, e il rapporto con l'Eucaristia diventa davvero vitale per noi, beh, allora lì la comunità cresce. Se dovessi in uno slogan sottolineare questo, credo che porto con me questo desiderio, far sì che la mia vita e la comunità insieme possano davvero crescere, facendo vivere Cristo nella nostra storia, nella nostra vita.